5, 4, 3, 2, 1. Startup. Cos'è una startup? Se prendiamo qualsiasi libro di economia aziendale, la risposta che si trova è: con il termine startup si individua l'operazione e il periodo durante il quale si avvia un'impresa. Il termine è inglese. È una definizione di startup, seppure non totalmente esaustiva, ma che risulta essere molto concreta e priva di qualsiasi visione romantica, è questa. Essendo in inglese, lasciamola leggere a Daniel. Vai, Daniel. Startup is a human organization on a quest. The quest is to find a market fit between a product and customers. Finding market fit is done through iteration and learning from customer behavior in the real world. Market fit must be found before the startup runs out of cash. Thank you. Definire un termine straniero non è semplice e sono mesi che in Italia si trascina la questione della definizione di startup. Anche se forse, dice Silvio Gulizia, giornalista e blogger, il termine più semplice da usare sarebbe quello di impresa. Impresa nel senso di azione, specialmente pericolosa o di esito incerto. O meglio, fare una startup equivale a cercare di realizzare un'impresa. Insieme alla parola startup, sentiamo anche termini come incubator, venture capital, business angel, crowdfunding, business plan. Ok. Adesso cerchiamo di capire meglio cosa significano alcuni di questi termini. L'incubatore. L'incubatore è un team composto da managers qualificati che accompagna l'imprenditore nella realizzazione della business idea. Negli incubatori lavorano managers con elevate competenze in strategia aziendale, marketing, finanza, contabilità direzionale, e soprattutto che condividono un profondo interesse per le evoluzioni del mondo digitale e nuovi modelli di business. I managers che operano all'interno di un incubatore partono da un'idea, la studiano, l'analizzano e la sperimentano. L'obiettivo di un incubatore è far nascere e crescere imprese ad alto tasso di sviluppo, tipicamente nei settori dell'informatica e delle biotecnologie. Essi analizzano le idee di business per vagliarne la fattibilità tecnica, economica e finanziaria. Se le idee superano questo primo esame, l'incubatore si impegnerà a seguire le successive fasi di sviluppo dell'azienda per accelerare, e da qui il nome di acceleratori, il più possibile la crescita dell'impresa. Gli incubatori, mettendo a disposizione degli imprenditori l'esperienza e la preparazione dei loro team di consulenti, consentono alle aziende di portare la propria attività in rete in modo efficace e soprattutto veloce. È proprio la rapidità con cui un'idea di business viene trasformata in una internet company uno dei fattori che contraddistingue l'operato degli incubatori. Ora poniamo attenzione a questa immagine. Nel grafico viene rappresentato il valore aggiunto, distanza tra la curva rossa e la retta inclinata verde, in termini di accelerazione dello sviluppo della business idea, che gli incubatori dovrebbero portare in dote alle aziende alle quali prestano consulenza. In altri termini, l'intervento di un incubatore dovrebbe portare, nel giro di pochi mesi, massimo qualche anno, le startup ad un livello di redditività tale da consentirgli la quotazione in borsa, più velocemente comunque di quanto sarebbero in grado di fare con le sole proprie forze. Da un lato, chiunque ritiene di avere un'idea imprenditoriale vincente attraverso e grazie agli incubatori può avvicinarsi senza grandi complicazioni ai potenziali finanziatori. Dall'altro, l'incubatore svolge una funzione selettiva delle idee, semplificando il lavoro di chi concede finanziamenti. Cosa sono i venture capital e i business angels? Esistono due grandi tipologie di investitori in capitale di rischio, le società di venture capital e i business angels.
A differenza delle banche che finanziano soprattutto le imprese che forniscono maggiori garanzie patrimoniali, le venture capital sono imprese che forniscono capitali a prestito a quelle imprese che hanno idee, soprattutto alle giovani imprese dotate di grosse potenzialità di sviluppo futuro, effettuando così dei prestiti che potrebbero apparire, di primo acchito, maggiormente rischiosi. I mezzi finanziari sono apportati in genere dal capitalista a rischio, ovvero il venture capitalist, sotto forma di partecipazione al capitale di rischio e talvolta anche con la sottoscrizione di obbligazioni a medio e lungo termine. Nell'ipotesi più frequente in cui il capitalista a rischio diventa un socio dell'impresa, la partecipazione è di minoranza e varia come percentuale tra il 10 e il 40%. Tuttavia, l'operatore finanziario lascia piena autonomia di gestione all'imprenditore, mentre fornisce, oltre ai capitali, anche la propria esperienza professionale e i propri contatti con il mondo degli investitori. L'obiettivo del capitalista a rischio è quello di far crescere l'impresa in modo da avere un consistente aumento del suo patrimonio netto. A questo punto, il capitalista a rischio venderà la sua partecipazione, guadagnando la differenza tra il prezzo ricavato dalla vendita e la somma corrisposta all'azienda per la partecipazione azionaria. Questo guadagno è detto capital gain, ovvero utile di capitale. I business angels sono i cosiddetti angeli degli affari, altrimenti detti investitori informali. Sono managers, imprenditori, più in generale professionisti, ancora in attività o in pensione, con un consistente patrimonio personale, una buona rete di contatti, una discreta propensione al rischio, disposti ad investire nelle piccole e medie imprese, mediante partecipazione al capitale di rischio con la finalità di ricavare un elevato ritorno sull'investimento. Ma veniamo al nostro bel paese. Mister Startup italiano ha circa 32 anni, maschio, residente al centro nord e laureato. Le startup italiane sono mediamente formate da 2-3 persone e il 40% circa sono al nord, il 35% sono al centro e al sud sono circa il 10%. Il rimanente va ad aprire all'estero. Come al solito, queste sono medie per cui vanno sempre prese con le pinze. L'80% delle startup si occupa di internet e il restante 15-20% sono suddivisi fra energie rinnovabili e biotecnologie. La media dell'investimento per startup è di circa 70.000 euro. La stragrande maggioranza si occupano di internet perché, primo, è molto in espansione il mercato di app e social network e web in generale, e poi non ci sono grossi investimenti da fare. La gran parte le fanno le competenze e il codice scritto. Non ci sono macchinari da comprare o brevetti da fare. Siamo lontani anni luce dalle startup che nascono in California. Per intenderci, alcune delle società internet più famose erano startup fondate da giovani ragazzi con un'idea rivoluzionaria. Stiamo parlando, per esempio, di Google e di Facebook. Il grido di dolore condiviso che accomuna gli startupper è uno solo: troppa burocrazia in questo paese, che dilata i tempi di realizzazione e ammazza l'entusiasmo. Anche se alcuni passi sono stati fatti dal governo Monti, che, impegnato con le misure per stimolare la crescita, ha deciso che nel decreto crescita è tempo di destinare un po' di risorse a queste imprese, che avranno a disposizione 200 milioni di euro di incentivi e fondi. L'Italia è sempre stata in ritardo rispetto agli altri paesi industrializzati con le start-up. È infatti la prima volta che la politica si rende conto che, se si vuole uscire dalla crisi, bisogna insistere su innovazioni e sostegno alle nuove imprese digitali. Grazie al decreto sviluppo vengono definite giuridicamente cosa sono le start-up: aziende con meno di 4 anni di vita, fatturato inferiore ai 5 milioni di euro, almeno il 30% del capitale investito in ricerca e sviluppo, essere proprietari di almeno un brevetto, avere almeno un terzo di dipendenti laureati,
dottorandi o provenienti dal settore della ricerca. Si introducono agevolazioni fiscali, iscrizione gratuita al registro delle imprese, corposa detassazione per investimenti provenienti da venture capitalist, singoli individui o imprese. Burocratiche. Meno vincoli nella stipula e nel rinnovo di contratti a tempo determinato. Meno stringenti e punitive le leggi in caso di fallimento. E di accesso al credito. Il Ministero dello Sviluppo Economico garantisce accesso facilitato e gratuito al Fondo Centrale di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese, che offre garanzie pubbliche per i finanziamenti bancari. Quindi, le procedure che riguardano in genere tutte le attività comprendono l'iscriversi al registro delle imprese, aprire una partita IVA, iscriversi all'INAIL, per essere il più generici possibile. Ma se si vuole risparmiare qualche ora di tempo, si può andare in Camera di Commercio e procurarsi una smart card, costo 25 euro, per usare il software Comunica che permette di gestire le varie azioni cosiddette istituzionali. Per informazioni, rivolgersi alla Camera di Commercio e allo sportello Beach. Dunque, se vogliamo creare una nostra startup, i passi principali sono questi. Primo passo, idea vincente alla quale appassionarsi. Idea da proporre ad amici, parenti, conoscenti, eccetera, per capire se piace e per trovare fra loro persone che credono e vogliono collaborare con noi in questa impresa. Secondo passo, preparare un business plan per la nostra startup. Un buon business plan per una startup dovrebbe essere semplice quanto più possibile e comunicare in modo molto chiaro la natura dell'attività, chi sono i clienti e quali sono i punti di forza e i vantaggi del prodotto o servizio. Più semplici saranno queste informazioni, tanto meglio sarà. Terzo step, terzo passo, cercare investitori ai quali mostrare il vostro piano di impresa ben fatto. Girando e rigirando nella rete per cercare di capire passi importanti per avviare una startup, mi sono imbattuta in questa intervista sul sito Bix Factor ad Andrea Pastina, fondatore di GeomiFree, l'app gratuita che segnala ogni giorno eventi a ingresso libero a Roma e ti dà sconti offerte in festival, negozi e locali. Andrea Pastina ci ha spiegato come nasce una startup. Nel sito gli chiedono: cosa serve per fare lo startupper? Andrea risponde: per fare lo startupper serve saper pensare o imparare a pensare orizzontalmente, out of the box, come si dice a San Francisco, avere una forte competenza tecnica o economica o in qualunque altro settore aiuta moltissimo, per lo più per una questione di approccio e attitudine ad affrontare lo studio. Gli chiedono: se uno ha un'idea in tasca che vuole mettere in pratica, quali sono i primi passi da fare? Per la mia esperienza, risponde Andrea, il primo passo è capire se c'è davvero la necessità del servizio che si ha in mente. Se la necessità è forte, ha senso partire, altrimenti meglio farne un gioco. Una startup non è un gioco, è rischiare, investire tantissimo tempo, sabati e domeniche, vacanze, Natale e Capodanno saranno occupati da un progetto che dà tanto divertimento e soddisfazione. Domanda: cosa consiglieresti a un ragazzo che ha un sogno difficile da realizzare, sulla base della tua esperienza e delle difficoltà che hai incontrato? Consiglio a tutti di smettere di pensare che sia difficile. Non è difficile. È che non sappiamo come approcciarci all'idea. Il primo passo è parlarne con chiunque, dal vicino di casa, al professore universitario, dal meccanico, ai genitori, agli amici. C'è il rischio che l'idea cominci a girare, è vero, ma se non la fai girare, un'idea non diventerà mai buona, resterà sempre una tua idea e basta. Se ne parli invece, l'idea verrà facilmente distrutta. È così che si comincia a ragionare fuori dalla scatola, guardando l'idea dal di fuori. Eccoci arrivati fin qui.
Spero vi siate fatti un'idea generale di cosa sia una startup e come funzioni. Le nostre idee sono fatte per essere realizzate e rendere la nostra vita ancora più bella ed esaltante. Vi ringrazio per l'attenzione e i miei ringraziamenti più profondi e sinceri vanno a questa scuola, a tutti i professori e, in particolare, al professor Luigi Ferdinando Giannini, che, con le sue parole profonde, mi invoglia ogni volta a dare il meglio di me. Grazie, professore!